Dobbiamo dire che la Federico II è un centro di eccellenza, per cui molti ricoverati avendo sia le malattie infettive sia il reparto anche della terapia intensiva, questa problematica è di interesse perché ritroviamo molti pazienti che sopraggiungono in questo presidio ospedaliero che hanno un'infezione, una sepsi quando è generalizzata, da questi germi che sono multiresistenti, il che significa trovare una terapia antibiotica efficace per questi pazienti è difficilissima, anche se molte volte arrivano anche allo stato terminale, per cui è anche problematico proprio la sopravvivenza del paziente stesso. Il problema principale è il territorio, perché nel territorio c'è, a parte un utilizzo improprio molte volte dell'antibiotico, anche il territorio collegato all'attività veterinaria, all'agricoltura.